direttore adesso di Casa Mamre, questo centro bassano, centro diocesano di educazione all'amore e all'affettività e di consulenza matrimoniale. Quindi un tema molto, molto caldo, molto bello. E è autore, docente, conferenziere, autore di molti scritti, di cui di uno di questi mi onoro di aver scritto la prefazione, Credere fa bene, ed è proprio questo, Credere fa bene. E i suoi libri li potremo poi trovare in fondo alla sala, ricordo alcuni dei titoli: Accendere il desiderio, Un Dio umano, Il coraggio di essere felici, Discepoli non maestri. E su questo retroterra molto ricco, molto profondo e innovativo di Don Battista, noi ci disponiamo all'ascolto. Voi vedete, il caffè biblico significa mettersi insieme attorno a un tavolo, perché noi ci eravamo stufati di vedere le persone così sedute con le mani incrociate senza sapere chi avevano a fianco, cosa dicevano. Invece così, in questo modo, c'è la possibilità sia di prendere un caffè, giusto, che abbiate approfittato, poi ci sarà ancora tempo, sia di dirci due parole: buongiorno, buonasera, benvenuto, bentrovato, da dove vieni. Questa è l'occasione perché ci sia un po' di comunicazione. Senza la comunicazione, nelle nostre liturgie spesso ci troviamo sia di vicino a uno, e fino a quando non gli dai la pace magari neanche lo guardi, neanche vedi come chi è, poi ti accorgi, toh, guarda, questo lo conosco, ci si dà in punta di vita un breve, brevissimo saluto. Bene, questo è un modo per dire: attorno alla Sacra Scrittura, attorno alla Bibbia, attorno a valori di fondo, ci ritroviamo riscoprendo anche il valore di fondo della nostra umanità, del nostro stare insieme. Come si svolge allora l'incontro? L'introduzione di Don Battista, che sarà aiutato da, supportato da due lettori, e poi ci sarà un intervallo di periodo di tempo in cui a ogni tavolo cercheremo di raccogliere qualcosa che ci è parso interessante o qualche domanda che emerge chiacchierando insieme, valutando insieme, di modo da poter proporre poi per la parte conclusiva le domande che nascono, ma dal dialogo, o le proposte, ma che nascono dalla condivisione nostra, non semplicemente dall'idea di uno che salta su e dice: a me interessa un'altra cosa. Ecco, siamo qui per aiutarci ad entrare in un tema che è bellissimo e anche ci mette soggezione: la felicità. Parola grossa, no? Parola enorme. Noi usiamo più volentieri forse parole più miti, più come serenità, gioia, lo star bene, però è il coraggio di essere felici e di non accontentarsi di mezze cose. Bene, a questo ci aiuta ora Don Battista. Io ti do la parola con gioia di ascoltarti e ringraziarti di essere venuto qua. Con felicità. Prima la Signora, tanto vi saluto anch'io, ci auguriamo un buon incontro, un'amicizia, e la Signora, venendo qua insieme con me, diceva: ma quanta gente? E dicevo: tanta gente, e qui che fa il perno, che attira attrazione, si dice così, no? E Hermes è anche lui che diciamo, lo attira, non tanto il conferenziale che sarei io, questa occasione, e certamente va riconosciuto questa presenza certamente significativa e importante per il santuario. E dico che questo santuario io lo frequentavo moltissimo, perché ero qui parroco per tanti anni anche a Gambugliano, e tragitto a Gambugliano in isola era abbastanza facile, agevole. Poi conservo e conosco tanti, così, servi di Maria, e ho insegnato per tanti anni, fino allo scorso anno, perché la sua scuola si è chiusa, tanti anni di teologia a Montebellico. E cosa voglio dire? Il libro
su cui si impernia un po' la nostra conversazione. Il titolo è Il coraggio di essere felici. E le beatitudini per il nostro tempo. E a dire verità, nella mia così riflessione anche teologica, pastorale, che è data da tanti anni, più volte avevo intrapreso il discorso di commentare le beatitudini. Mi sono così anche giovato di sussidi, di libri, tra cui ricordo il cardinale Martini, ma non avevo trovato mai in qualche modo la strada per poterle commentare. Quindi era un anelito rimasto in qualche modo sullo sfondo, ma non praticato. E invece ho dovuto farlo, ecco la pressione esterna. Io dico sempre che uno si fa con l'esterno. Anch'io la mia vita, se la guardo bene o male che sia, l'ho fatta su stimoli esterni, su provocazioni esterne, rispondendo all'esterno, diciamo. E mi hanno chiamato a fare, dicono, gli esercizi, serve la formazione di coppie, quelle coppie, non tante coppie, ma molto impegnate a livello di ricerca religiosa e di impegno anche sociale, perché avevo una comunità in India a Velletri. Non le conoscevo queste coppie e mi hanno chiesto di poterlo fare 4 giorni a Velletri e pensavo di fare un tema mio, un tema così confacente con la mia così esperienza, la mia riflessione, e invece mi hanno chiesto un mese prima di fare il tema delle beatitudini. E lì ho preso il coraggio, la forza di ripensare ciò che avevo letto, ciò che avevo in qualche modo così pensato, e di poter porre queste riflessioni. E da questi incontri sono maturate delle dispense, poi aggiornate, poi inviate alla casa editrice leoniana, che le ha appunto spubblicate col titolo Il coraggio di essere felici. Titolo è mio di per sé, ma condiviso con loro. E qual è il senso di questo tema, di questo titolo, di queste, diciamo così, beatitudini? Il tema centrale è che l'uomo anela la libertà. L'uomo desidera essere felice. La felicità è il sogno di ogni uomo. E vi sono tante strade per essere felici, o che l'uomo pensa che siano per essere felici. Io ne indico alcune, prendo la strada dei beni materiali, avere. Sembra che l'avere porti all'uomo il benessere anche interiore, il benessere anche spirituale, la strada dell'accumulo di beni materiali. Una seconda strada, quella dell'amore, amare l'altro, vita di coppia in modo particolare, l'amore dell'altro, l'amore con l'altro, diventerebbe la strada per essere felici. E questo è pericoloso. Perché è pericoloso? Perché se uno si sposa per essere felice, non sposa l'altro, sposa la sua felicità. Non è un incontro con l'altro, è un incontro con se stesso, che è proprio io, che vuole essere felice. Un conto è vivere insieme per crescere insieme, da cui deriva la felicità, e un conto invece è sposarsi per essere felici. Discorso diverso. E altri invece, anche in campo nostro cattolico, religioso, vivono la propria fede, la propria religione, la vivono l'incontro con Dio, la ricerca di Dio, la vivono come per avere la felicità da Dio.
Quindi la religione vista come compensazione di un voto che esiste. Anche qui il discorso si pone, ma questo è un incontro con Dio o un incontro con la propria felicità, un incontro con se stessi? Domanda, quando è che io mi incontri con Dio per vivere un progetto da cui ne consegue la felicità e quando è dare a Dio per la felicità? Il discorso è diverso. Comunque sia, l'idea principale mia nel libro, poi lo svilupperemo in vari interventi, e in qualche modo sfrondare l'idea che la fede sia rinuncia, che la fede sia sacrificio, che la fede sia mortificazione. E questa è stata la predicazione che abbiamo avuto, che io ho avuto, una teologia fondata sulla sofferenza, sul dolore. Io ricordo, per esempio, dopo il concilio, che per me è stato un rovesciamento di prospettiva, sia spirituale sia teologico, l'ho vissuto come lo schiudersi di un mondo nuovo, di una... e dico sempre, parlando, che la frase che maggiormente mi ha sconvolto positivamente è che dopo il concilio, io, tanto per essere chiari, sono uscito dal seminario prima del concilio, sono stato ordinato prete nel 1962, il 24 di giugno, e il concilio iniziava l'11 di ottobre del 62. E ricordo che per noi, sì, i nostri insegnanti erano tutti vecchi, vecchi fossi di età e vecchi di idee, e per noi il concilio sembrava insignificante, inutile. Perché fare un concilio? E la Chiesa ha tutta la verità. Cos'è che deve fare? E poi si diceva, Papa non è infallibile. E cosa c'è da cercare? Basta che parli il Papa e siamo a posto. L'idea era questa, l'inutilità del concilio. E quando sono emesse le prime, così, le primi dibattiti, le prime espressioni e poi le prime costituzioni, i documenti, era un cambiamento enorme. Io non riesco ancora a capire, come alcuni, valorati anche da vescovi, da cardinali, che dicono che il concilio è stata una continuità col passato. Io dico che il concilio, almeno per me, è stata una discontinuità. Vabbè, è una continuità, se parliamo del Vangelo, Atti degli Apostoli, anche un ritorno al Vangelo, Atti degli Apostoli, ma una discontinuità col mio passato, con le tradizioni che avevo imparato. Quindi una cosa, e dico sempre che la frase che maggiormente mi ha sconvolto è che leggendo la Gaudium et Spes, questa costituzione della Chiesa nel mondo contemporaneo, leggendo questa costituzione ho trovato la frase che diceva: e la Chiesa va al mondo per dare e per imparare. Questa mi ha sconvolto. Come? La Chiesa va per imparare. La Chiesa ha tutta la verità. Cosa che va a imparare? E poi imparare dal mondo. Quando Gesù ha giudicato il luogo della perversione, luogo in qualche modo del demoniaco, luogo dove provenivano dei stimoli che mettevano in crisi la fede, imparare dal mondo. Questa idea. Quindi una Chiesa che ha imparato. Noi siamo derivati da una fede fatta di sacrificio
E ricordo che dopo il concilio un certo Juan Arias, spagnolo, aveva fatto un libro, Il Dio in cui non credo. Erano momenti in cui, leggendo, studiando, ci si immergeva in un'altra così mentalità. E diceva, in questo libro, Dio in cui non credo, un capitolo diceva, Gesù non amò il dolore. Gesù non ha amato il dolore, non ha amato la sofferenza. Quindi per dire un rovesciamento, questa idea di far cogliere che la fede non è la via della sofferenza, non è la via della rinuncia, non è la via dell'annichilimento, del sacrificio, è la via della felicità. Gesù è venuto al mondo per insegnarci a essere felici, non tanto nell'aldilà, che speriamo che ci sia, ma di essere felici era di qua. Gesù è venuto per là di qua. E quindi riflettere sulle beatitudini come strade per essere felici nella vita. Se qualcuno di voi ha voglia di leggere un libro, io lo ritengo, l'ho ritenuto, un libro da meditare, da pensare, sarebbe anche su cui in qualche modo pensare insieme, di Re Calcati, Contro il sacrificio, dove lui parla di togliere il fantasma della sofferenza e in qualche modo il fantasma sacrificare, l'uomo sacrificato nella religione. E parla di una, è lui che si dichiara non credente, ma che legge il Vangelo con una chiave sua, ma una chiave così liberante, parla che il Vangelo è una chiave in cui la proposta è la liberazione. La proposta è essere uomini liberati, uomini felici. Ecco il senso, in qualche modo, di questo libro che ho tentato di poter tradurre e fare. È l'idea della libertà, l'idea della felicità, essere felici. E qui mi dico anche che occorre superare i comandamenti. Superare non vuol dire togliere, vuol dire ridare vigore, ridare senso ai comandamenti, non come vie sacrificali, ma vie liberanti, di liberazione, strade di liberazione. E allora ciò che importa è vedere che le beatitudini si un po' contrappongono ai comandamenti o li dischiudono, perché i comandamenti, si diceva dei comandamenti, se tu fai questo ti condanni o Dio ti condanna. E invece dicono le beatitudini, se tu vivi questo sarai felice, se tu fai, vivi questa proposta delle beatitudini, sarai felice. Una cosa diversa. La sorprendente logica delle beatitudini. Il problema che pongono le beatitudini sta nel fatto che la via che propongono per raggiungere la felicità risulta strana e sorprendente, almeno a prima vista. Infatti, le beatitudini indicano che sono felici le persone che non ricercano le condizioni che tutti considerano indispensabili per essere felici. Dire che i poveri, coloro che soffrono, coloro che hanno fame e sete, coloro che vivono perseguitati, tutte queste persone sono i beati di questo mondo, quelli che si possono identificare come Macarri, gli autenticamente felici, sembra semplicemente un'assurdità. E certamente anche una burla e perfino un sarcasmo. Si può seriamente affermare tutto questo? E se è detto seriamente, quale significato bisogna dargli e quali possibilità di realizzarsi? Gli studiosi del Vangelo di Matteo hanno discusso questo tema.
Ovviamente tutti concordano che la promessa di felicità che offrono le beatitudini non si riferisce esclusivamente all'altra vita. Non si tratta cioè di una promessa di felicità per dopo la morte. Gesù parla, prima di tutto, della felicità in questa vita. Ma in che consiste questo programma di felicità? In che modo i poveri sono felici? In che modo i sofferenti possono incontrare la felicità? Per tentare di mancarci a capire dove stia la felicità, occorre ricordare, prima di tutto, che le beatitudini parlano di felicità non al singolare, ma al plurale. Vale a dire, Gesù non parla della felicità dell'individuo, ma della felicità riferita alla comunità, al gruppo, o se si preferisce, alla società. Gesù non dice beato il povero, ma beati i poveri, il che sta a indicare nell'immediato che la felicità che egli annuncia e promette non è un fatto privato, ma condiviso. Gesù comprese infatti fin dal primo momento che la felicità non è una questione meramente individuale, ma essenzialmente sociale. Perciò la felicità non si consegue isolatamente, ma comunitariamente. E che non vuol dire che a Gesù non interessi la felicità di ciascuno. Ciò che Gesù afferma è che la felicità di ciascuno è necessariamente condizionata dalla felicità degli altri con i quali ognuno convive. In questo senso, è stato detto con tutta la ragione del mondo che la felicità della comunità è la somma della felicità degli individui che la compongono. E al contrario, si può affermare parimenti che la felicità di ogni individuo è il risultato di un ambiente, di un clima sociale in cui l'aria che si respira è la felicità. Così intende Gesù la gioia, la beatitudine di ognuno e di tutti. Poiché Gesù non parla a individui solitari, ma a persone che vivono associate e vincolate socialmente in una forma di convivenza, in un sistema che nel bene e nel male condiziona tutti. Dove sta la felicità? Il messaggio presente nelle beatitudini è che si può e si deve essere felici qui, in questa esistenza. Come? La felicità non sta nel ricevere, ma nel dare. Cosa significa? Per molti di noi la felicità consiste in ciò che gli altri devono fare per noi e rimaniamo sempre delusi perché gli altri non possono entrare nella nostra testa. Non sanno che noi oggi ci aspettiamo che quella persona ci telefoni, che l'altra ci venga a visitare, che l'altra ci faccia un regalo. Se la nostra felicità dipende da quello che noi riceviamo dagli altri, da quello che gli altri fanno per noi, rimaniamo sempre delusi e c'è il rischio di trascorrere la vita di amarezza in amarezza. Perché gli altri non sanno, non possono entrare nella mia testa, non sanno quello che io desidero. Allora Gesù dice, la felicità non consiste in quello che gli altri fanno per te per cui rimani sempre deluso. La felicità completa, piena e traboccante, consiste in ciò che tu fai per gli altri. Allora ecco che la felicità può essere raggiunta qui e può essere piena. Nella misura in cui tu ti doni agli altri, lì c'è la felicità. E Gesù esprime questo in uno dei testi, le beatitudini, che è una perla del Vangelo, sia per la costruzione grammaticale, sia per la ricchezza teologica. Thank you.
Gioia della verità. Quindi la gioia
ha una frase nell'amore silenzia che si riferisce all'amore umano di coppia e dice che un amore senza piacere e passione non è sufficiente a simboleggiare l'amore del cuore umano con Dio. Un amore senza piacere e senza passione non è sufficiente a simboleggiare l'unione del cuore umano con Dio. E io posso parafrasarla questa espressione e dire una fede senza piacere, senza passione, potremmo dire senza eros, non indica una fede vera di relazione con Dio. Ecco il senso da questo puntare. Dicevo il titolo, il coraggio di essere felici. Perché coraggio? Perché oggi viviamo, come dice un testo, viviamo in un tempo delle passioni tristi, non delle passioni gioiose, delle passioni tristi. E vediamo che anche in campo nostro religioso c'è il senso, l'ombra del pessimismo di fronte a questo calo di presenze delle chiese, di fronte alla penuria certamente preoccupante e inquietante dei presbiteri, si domanda se c'è un futuro per il cristianesimo. Ci si domanda. E non riusciamo, parlo anche per me, ovviamente, a cogliere, a capire che senza gli sconvolgimenti, senza le perdite, non nasce un mondo nuovo, non nasce una chiesa nuova, non nasce una fede nuova. Occorre che tramonti, che si perda, che si va in modo, una forma di rivoluzione, perché nasca qualcosa di nuovo. E allora vivere questa realtà, certamente con l'idea di un'attesa, di un nuovo che arriva attraverso anche gli sconvolgimenti, le perdite che viviamo. Quindi il tema della gioia è il tema fondamentale, e quindi passare da una fede della paura o del dovere a una fede del desiderio. Io ricordo con grande, come si può dire, con grande forza, grande simpatia, non so, una espressione di un certo Fernando Sabater. Dico precisamente, ero a Roma alcuni anni fa, e era di luglio, caldo, ricordo, e sul giornale avevo detto che un certo Fernando Sabater presentava un libro di Florent Darcais, Etica senza fede. Anche qui un discorso, dico, l'etica non è legata alla religione e neanche alla fede, certamente anche la fede è un'etica, anche la religione è un'etica, ma c'è un'etica dell'uomo in quanto uomo. Etica senza fede vuol dire che ci può essere un'etica anche se uno non è credente. Ecco l'etica dell'uomo in quanto uomo. E io ricordo, questo Fernando Sabater lo conoscevo perché, avendo letto i suoi libri, specialmente due, uno era L'etica per un figlio, l'altro La politica per un figlio, L'etica per un figlio diceva, lui non credente, che un figlio per crescere deve darsi un'etica, darsi delle priorità, fare delle scelte. È un cumulo di aspirazioni, di virtù, di potenzialità, ma se non sono composte in un itinerario etico non può crescere, al di là che sia credente o non credente. Ecco il senso dell'etica senza fede. Comunque sia, andando in questa presentazione, c'era appunto lui che volevo conoscere per i suoi libri che avevo letto, e alla fine di questo intervento lui diceva una cosa che mi ha illuminato, che mi illumina, e voglio dire anche a voi, e dice lui, c'è una
questa per essere felici nell'aldilà. Vivere i comandamenti, le cose per l'aldilà. Felici nell'aldilà. Invece l'etica laica è un'etica per essere felici nell'aldilà. Ora, se non scopriamo che l'etica cristiana è un'etica anche per l'aldilà, noi troviamo il Vangelo, perché dicevo prima, Gesù è venuto non per l'aldilà, è venuto per l'aldilà. Un secondo punto, meglio punto che vorrei, nel commento che io faccio alle Beatitudini, il commento su due punti di vista, su due angolature, quella personale e quella sociale. Cioè, avrebbero le Beatitudini anche altre angolature, ma io mi soffermo su quelle due angolature. Quella personale, cioè, è una proposta per un modo di vivere personalmente. Sulla povertà, della sobrietà, ma è una proposta anche per vivere socialmente. E come vedremo, beati i poveri non vuol dire soltanto essere poveri personalmente, vuol dire lottare contro la povertà. Ecco il senso. E allora io dico, la prima beatitudine, che è quella fondamentale, beati i poveri di spirito, è una beatitudine che è stata cattivamente interpretata, perché sembrava, e questo dobbiamo dare atto, che la Chiesa in qualche modo si è compromessa negativamente in questo, si pensava che i poveri fossero beati perché poveri e che magari rimanendo poveri potevano conquistarsi la gloria, il paradiso, la vita eterna. Quindi un invito a restare poveri, un amore alla povertà, quasi che Gesù apprezzi la povertà, apprezzi la sofferenza, questa idea. E invece Gesù non apprezza la povertà. La povertà è una realtà da sconfiggere, da togliere, essere poveri. E quindi di conseguenza la povertà è una realtà che da sconfiggere. Ecco perché vi sono dei movimenti come Anton Romero, come Monsignor Romero, a favore dei diritti delle persone, dei contadini, degli operai. Anche qui è un problema. Io ricordo un mio collega insegnante di latino e greco sul veronese, mi dicevo qui, prendi, fatti in modo che la gente sia più ricca, e parlava di missionari impegnati a risollevare le sorti certamente di povertà dei popoli sudamericani in modo particolare, e voi non capite, diceva lui, che più la gente diventa ricca, più perde la fede. Voi dovreste predicare che stiano poveri per avere la fede. È il discorso, in qualche modo così, che ci scompagina, che ci sorprende, no? Ora, se invece pensassimo che attraverso il benessere l'uomo si fa, che attraverso il benessere l'uomo può esprimere maggiormente le sue capacità, tempo libero per le sue relazioni, per studiare, per leggere, per fare esperienze, attraverso quello che possiede. Certamente uno che vive per il benessere diventa l'idolo il benessere, ma il benessere è un'opportunità per l'uomo per crescere, per sentirsi persona, far coppia. Quindi diciamo che il discorso della povertà è una realtà da sconfiggere. E allora, i beati poveri non vuol dire sono beati perché sono poveri, ma sono beati perché è arrivato uno che sta dalla loro parte. È arrivato uno che è Gesù, che sta dalla loro parte. Noi possiamo dire,
è arrivato un popolo, che saremmo noi, che sta dalla parte dei poveri, perché non sono più poveri. Perché tutte le religioni, almeno così sembra, hanno l'idea di soccorrere il povero, di dare da mangiare alla fame del povero assetato. Tutte le religioni. Io ricordo anche un viaggio fatto alcuni anni fa in Egitto, anche lì Faraone diceva che se uno provvede a un povero, dà assistenza a un povero, diventava sempre più leggero e quando moriva andava verso il cielo perché alleggerito dalle cure, dalle attenzioni rivolte al popolo. Tutte le religioni sono in questo senso di dire soccorrere i poveri, ma la nostra religione non è così. La nostra religione sarebbe lottare perché non vi siano più i poveri, non tanto soccorrere i poveri, certamente vanno soccorsi, chiaro, ma la finalità è fare un mondo in cui non vi sia più la povertà. Non quindi politico, sociale. Quindi i beati poveri io li invito a lavorare, non è tanto un oppio che addormenta. È un'adrenalina che ci porta a lottare contro la povertà. Ecco perché si dice, lo dice anche il nostro Sinodo di Vicenza, che l'impegno per politico è un modo esigente di vivere la fede. L'impegno politico è un modo esigente di vivere la fede. Pensate che il primo Sinodo dei Vescovi, e Paolo VI, questo grande Papa, io dico che è il Papa più grande del secolo scorso, anche se la mia ammirazione è certamente per Papa Giovanni, ma come solidità di pensiero e di prospettiva è Paolo VI. E Paolo VI diceva, oltre al resto, che la carità o è politica o non è carità. Una carità che non si fa politica non è carità. Ecco, in questo sinodo dei Vescovi, promosso da lui nel 71, 1971, il primo, e ricorda una frase rimasta rosa, e diceva che l'impegno per la giustizia è parte integrante della fede. L'impegno per la giustizia è parte integrante per la fede. E ricordo anche che il teologo Sartori, grande amico Luigi Sartori, parlando con i preti, con una quarantina di preti, e diceva sì, questo è giusto dire l'impegno per la giustizia è parte integrante della fede. Ma giusto sarebbe, diceva lui, dire che l'impegno per la giustizia e l'impegno politico è il momento culminante della fede, ma è il momento accanto alla fede. È la fede che si esprime in maniera più forte, più grande. L'impegno politico per la giustizia, certamente, è il momento culminante della fede. Non ci può essere fede senza impegno politico. È un discorso certamente grande che va posto, che va fatto. Allora la famosa frase di Romero, San Romero, diciamo adesso così, Romero che diceva che una settimana fatta di preghiere, ma anche di non lotte giuste per la giustizia, non piace al Signore. Povertà, via verso la felicità. La povertà in spirito richiede un lavoro su se stessi.
Essa è, in ultima analisi, l'atteggiamento che molti scrittori religiosi e mistici richiedono all'uomo, e anche gli psicologi la considerano come una via verso la vera felicità. Povertà indica l'atteggiamento della libertà e dell'indipendenza interiore. Gesù non loda mai semplicemente come beati coloro che non hanno soldi. Infatti, non avere niente, essere privo di tutto, per la Bibbia non è un traguardo auspicabile. A Gesù importa la libertà interiore, che ci fa dire: non dipendo dalle cose, non dipendo dalle persone, non ho bisogno delle ricchezze. Se ho qualcosa, lo posso condividere anche con altri. Lo posso godere, ma non mi lamento se non lo ottengo. Questa libertà interiore di fronte alle cose e ai bisogni è il presupposto per la vera felicità. Questo lo hanno riconosciuto già i filosofi stoici in Grecia. Per loro la felicità è sempre libertà interiore. Povertà in spirito significa anche un'altra cosa: l'essere aperti a ricevere, sia per gustare nuove presenze che apprendere nuove idee. Non sentirsi mai sazi. Le persone sazie raramente sono felici. A loro manca il vuoto interiore che invoca la pienezza. A loro manca la tensione che fa parte dell'essere felici. Tanto i saggi dell'Oriente quanto i mistici della tradizione cristiana hanno interpretato in modo particolare la povertà in spirito. È libertà non dai beni, ma in ultima analisi, dal proprio io. Chi è povero in spirito è aperto alla vera essenza, è aperto a Dio che è in lui. Non autocolpevolizzarsi. Qualche volta ci si domanda perché alcune persone si tormentino con i sensi di colpa. Spesso è un modo di sfuggire a qualcosa di cui nell'infanzia si vergognavano, ma attraverso queste autoaccuse si fissano così tanto sul negativo della loro anima che le forze positive non possono affatto esprimersi. Il punto culminante di questa crudeltà interiore si evidenzia nei comportamenti compulsivi di cui oggi soffrono sempre più persone. Di continuo si avvertono simili storie di sofferenza. Un uomo impiega più di un'ora per uscire di casa. Prima di tutto deve controllare tutte le porte, poi tutte le prese e le spine, poi il forno o eventualmente candele ancora accese. Anche se razionalmente sa di aver pensato a tutto, deve rifare di nuovo il giro di controllo. I comportamenti compulsivi dovrebbero tranquillizzare le sue paure più profonde. Per lo più, la paura non ha niente a che vedere con quello che si vorrebbe evitare con il comportamento compulsivo. Per esempio, evitare che la casa vada in fiamme. Nella percezione l'uomo cerca di mettere sotto controllo qualcosa in sé che appare lontano da sé e dai propri criteri. Dato che non riesce ad accettarsi perché si costringe in un busto stretto, allora deve combattere con la violenza molte cose dentro di sé, ma questo lo limita ancora di più. Contro questa tendenza negativa verso se stessi, Gesù ci invita a essere miti e sereni con noi stessi. Non si tratta di un trucchetto di bassa lega. Gesù pretende piuttosto un cambio di prospettiva, uno sguardo diverso su se stessi. Invece di condannarci, cerchiamo di permetterci di essere come siamo. Possiamo così avere un rapporto amorevole con noi stessi. Rinunciamo a costringerci in un busto stretto. Possiamo essere come siamo. Possiamo avere un rapporto più gentile con noi stessi. E quanto più positivo è il rapporto con se stessi, tanto più la pace si diffonderà. La pace è il clima in cui i lati positivi possono prosperare. Le parole di Gesù mi sfidano a donare anche all'esterno la mitezza che sperimento dentro di me. In mezzo a questo mondo aggressivo, cambio il clima quando vado incontro agli altri con gentilezza. Thank you.
ma che invece, se considerata nel suo vero senso, è profonda, cioè essere miti con se stessi, ed essere miti con gli altri, socialmente parlando. E noi siamo portati più a condannarci che a perdonarci, che a permettere di essere se stessi. Siamo tentati in quel modo dall'idea della perfezione. Accettiamo di essere imperfetti, di vivere l'imperfezione. Amiamoci come siamo, nella nostra fragilità, che non vuol dire stare dentro alla fragilità, ma soltanto sentendoci fragili, accettandoci fragili, abbiamo il coraggio e la forza di crescere. Comunque, riguardo della mitezza verso se stessi, cito due frasi. La prima è di Papa Francesco, che si rivolge ai religiosi, possiamo tutti essere dentro questa categoria, e dice Papa Francesco: un religioso che si riconosce debole e peccatore non contraddice la sua testimonianza, e dentro le sue debolezze può diventare più umano e più compassionevole. L'altra frase è di Fratello Semeraro, è un monaco giovane molto conosciuto, e si dice che oggi i religiosi, i giovani, sono fragili, ma forse in passato erano troppo spesso disumani. L'aspra e rigorosa osservanza poteva giocare un ruolo di rassicurazione e di autoreferenzialità, sentirsi a posto i propri doveri. Quasi generava un orgoglio religioso. Accettare l'ambiguità che è in noi, saper vivere nella debolezza senza interrompere, ciononostante, il cammino, prendere coscienza che mai saremo la persona che abbiamo sognato, un militante puro e duro, è il modo per essere uomini e anche credenti. Occorre saper morire le attese su noi stessi e saper vivere nella fragilità. Questo non per rinunciare a crescere, ma per accettarci come siamo e vivere in maniera realista. Saremo più vicini al pubblicano che si pente e accetta la sua debole umanità che al fariseo che si sentiva superiore perché era un rigoroso osservante. L'idea di essere miti con se stessi. Essere miti con gli altri, anche con gli oppressori. Qui si parla in campo di giustizia, in campo di, diciamo, di ingiustizie, di oppressioni. E la dottrina buddista, e se volete farlo da qualche anno, non tanti anni, però volete fare una bella lettura di Knitter, Paul Knitter, titolo del libro è Senza Buddha non potrei essere cristiano. Senza Buddha non potrei essere cristiano. Lui è un teologo statunitense, ha fatto tutta l'immersione nel mondo buddista con le promesse in tutti i modi, rimanendo teologo cattolico, ma pienamente anche buddista. E lui dice che nel mondo buddista si parla di saper amare anche lì, pur non condividendoli, amare gli oppressori. Se abbiamo l'odio verso gli oppressori, se non si sentono amati gli oppressori, non potranno cambiare.
dice c'è una differenza fra noi cattolici e i buddisti. Noi cattolici diciamo senza giustizia non ci sarà la pace. Se vuoi la pace, lavora per la giustizia. Loro dicono se non sei in pace con tutti, non farai mai giustizia. Ecco il senso che troverete. Il libro riporta moltissime altre cose, l'invito è di poterlo leggere in qualche modo, no? Considerare. Sentiamo l'ultima lettura e poi diamo spazio alla vostra conversazione. Gesù pedagogo spinge il discepolo a pensare. Gesù non ha dato regole, leggi e prescrizioni. Gesù è un seminatore di domande. Tutte le parabole non terminano con un'ingiunzione a fare. Le parabole sono racconti che interrogano. Pensiamo alla parabola del figlio prodigo o del padre misericordioso. Gesù presenta un padre che perdona e accoglie lo sbandato, mentre il figlio maggiore ha dubbi e perplessità che non gli permettono di accoglierlo. Qual è l'atteggiamento giusto? Qual è il modo di pensare di Dio? Non ci sono precetti obbliganti, ma ognuno deve interrogarsi. Così per i lavoratori della vigna che vengono pagati allo stesso modo. Perché il datore di lavoro si comporta così? Qual è il messaggio? Ognuno deve estrarlo con la propria testa. Gesù non vuole discepoli intruppati da regole, ma che pensino in proprio e sappiano dirigersi da soli, senza bisogno di essere diretti. Gesù semina una nuova umanità, un modo nuovo di essere persone. Gesù educa non alle regole o alle leggi, ma alla capacità di pensare, che è poi la capacità di amare. Sarà l'amore che porta a pensare e sarà l'amore il fine di ogni pedagogia, perché sarà l'amore a trovare regole di vita. Certamente Gesù non pensa di ottenere risultati immediati, ma di costruire persone che amando e pensando si autodirigono.